E questa mattina andiamo a Milano, dove nei giorni scorsi si è tenuto il convegno Adolescenti e Prevenzione, una sinergia necessaria tra medici, scuola e famiglia, organizzato tra gli altri da Laboratorio Adolescenza. Noi vogliamo fare il punto su ciò che è emerso con il presidente di Laboratorio Adolescenza, il dottor Maurizio Tucci, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno, ben trovato, professor Tucci. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, nulla potremmo dire più distante dagli adolescenti del concetto di prevenzione. Beh sì, perché gli adolescenti sono molto schiacciati sul loro presente, pensano alla vita come quello che sta scorrendo in quel momento, per cui indurre un adolescente ad adottare dei comportamenti che sono proprio l'essenza della prevenzione oggi per quello che potrebbe accadere domani non è una cosa semplicissima, anche perché poi riguardo tutto quello che riguarda la salute, sostanzialmente fisicamente stanno bene, sono sani, non hanno problemi che in qualche modo li allarmino, almeno in grande maggioranza. Per cui non è facile. C'è un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che segnala come a livello globale un adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni sia alle prese con un disturbo psicologico. Ecco, è importante considerare la prevenzione non solo dal punto di vista fisico, lei lo ha appena accennato, ma anche al disagio psicologico. Allora, professore, che cosa è emerso durante la tavola rotonda che avete dedicato proprio a questo tema? Ecco, ci tengo a sottolineare che probabilmente uno dei motivi per cui questa prevenzione è difficile è anche un nostro errore. Anche noi siamo spesso indotti, o lo siamo stati in passato, a considerare la salute essenzialmente per quello che riguarda gli aspetti fisici, a trascurare o in qualche caso anche a sottovalutare gli aspetti psicologici e il disagio psicologico, che invece, come diceva lei, è molto forte. Noi nella tavola rotonda avevamo anche dei neuropsichiatri, dei neurologi che ci hanno confermato come al di là dei risultati delle nostre indagini, che sono indagini di tipo sociale, quindi non partono da dati epidemiologici, ma dal sentito degli adolescenti, noi in questi dati rileviamo che a distanza di 10-15 anni la percentuale di ragazzi che segnala di avere un disagio di tipo psicologico è più che raddoppiata. Però, ripeto, si tratta di indagini di tipo sociale. La conferma ci è arrivata proprio dagli esperti che sul campo si trovano ad avere a che fare con adolescenti che invece questi disturbi li hanno a livello molto più alto, quindi devono ricorrere a cure, devono ricorrere a centri specializzati. E l'aumento è fortissimo. Disagi che vanno dai disturbi della condotta alimentare, dai tentativi di suicidio che sono aumentati moltissimo, dalla tendenza a praticare autolesionismo. Quindi c'è anche una conferma numerica che questo disagio degli adolescenti è concreto e c'è. Approfittiamo della sua presenza per commentare la notizia che riguarda il cantante San Giovanni, 21 anni, che ha deciso di prendersi una pausa dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, una partecipazione non felicissima in quanto, se non sbaglio, si è conclusa con un inaspettato penultimo posto e ha stoppato il disco e anche annullato il concerto, rimandato il concerto al Forum di Assago. Le energie fisiche e mentali, ha spiegato tramite social, sono venute meno, il disagio ha avuto la meglio, ha scritto il giovane cantante sui suoi social, appunto. Si tratta solo della punta di un iceberg. Ma guardi, io non commento il caso del cantante, non conosco, confesso di non aver visto o seguito Sanremo, però posso dire una cosa che è emersa nella nostra tavola rotonda, e cioè che riferendosi agli adolescenti
e che noi normalmente frequentiamo, osserviamo attraverso le nostre indagini, la loro agenda, la loro routine quotidiana, al di là dell'impegno scolastico, che è anche molto forte, molto competitivo, è fittissima. Gli adolescenti si caricano o vengono spesso caricati dalla famiglia di una serie infinita di attività, molte delle quali poi devono produrre risultati. Allo sport devono essere bravi, se suonano uno strumento devono eccellere. Ecco, tutto questo carico di responsabilità, quando diventa eccessivo, può produrre quello che è successo al cantante, cioè una rottura. Dopo un certo punto non ce la si fa più, ma è anche naturale. Quello che dovremmo cercare di recuperare è quello di consentire ai ragazzi di avere una vita più tranquilla, dove possono anche avere momenti di riflessione come quelli che probabilmente cerca il cantante. Non possono essere super impegnati, perché altrimenti il rischio è veramente del collasso, arrivati a un certo punto. Senta, professore, una domanda fuori di scaletta, ovviamente può anche non rispondere qualora lo ritenesse necessario, ma secondo lei, anche per dare un, tra virgolette, un consiglio pratico alle nostre nonne che ci seguono, alle nostre mamme, ci può essere un campanello d'allarme che deve far drizzare le orecchie, diciamo così? Certo, campanelli d'allarme ci sono. Intanto sono per esempio un cambio di abitudini in qualunque direzione vada. Tipo un ragazzo molto socievole che a un certo punto si richiude, ma anche il contrario, un ragazzo normalmente chiuso che ad un certo momento comincia a essere iperattivo, ipercinetico, ad uscire sempre, a vedersi, diciamo, tutti i cambiamenti netti, o uno che prima mangiava moltissimo e adesso non mangia più, viceversa, tutti i cambiamenti netti. Significa che è successo qualcosa. Questo qualcosa non necessariamente è qualcosa di negativo, ma certamente, come dice lei, è un campanello d'allarme. È una situazione sulla quale poi bisogna indagare e capire da che cosa è generata. Quindi se potessimo utilizzare una parola, direi equilibrio, in sostanza. Certo, l'equilibrio, ma quello non solo per gli adolescenti, ne avremo Assolutamente. bisogno anche noi sempre. Quindi. Assolutamente. La ringraziamo di cuore per essere stato con noi questa mattina. Grazie a Maurizio Tucci, presidente del laboratorio Adolescenze e giornalista del Corriere della Sera. Grazie, alla prossima occasione. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, professore. Stiamo facendo un bel percorso, Paola. Stavo riflettendo, ecco, mentre salutavamo il professore relativamente a queste tematiche. Abbiamo Sì. parlato anche dei social, ieri, insomma, c'è davvero un mondo da scoprire dietro e prestare attenzione penso sia una delle caratteristiche fondamentali al giorno d'oggi, sia nell'ambito dell'educazione, ma poi anche potremmo allargare tranquillamente lo spettro a tanti altri ambiti. È un bel servizio, insomma, quello che tanti competenti, tante persone competenti stanno facendo, a cui dovremmo sinceramente dare ascolto. Piccola divagazione off the records, come si direbbe. Ci dobbiamo Meglio così. fermare Esatto, per la pubblicità. a dopo, a più tardi.